Uè ragazzi e bentornati! Oggi voglio proporvi un argomento sempre riguardante le build degli eroi, sempre riguardante quel mondo lì. Oggi andremo a vedere in particolare Jess Scout Fasico. Perché andremo a vedere Jess Scout Fasico? Perché è l'unico eroe che ci incrementa il numero delle traslazioni fasiche accumulabili possibili, quindi è possibile arrivare a un massimo di 6 con questo eroe. Vabbè, ovviamente essendo mitico qualche vantaggio doveva pur avercelo. Allora, vi faccio vedere un attimo come l'ho impostata. Allora, non gli ho messo la traslazione fasica, riceve una carica aggiuntiva perché 6 sinceramente bastano. Allora mi tengo il braccio giusto per farmare. Poi andando a mettere questa, la gittata diminuisce di 0,2 unità, quindi avremo sì una carica aggiuntiva in più, ma dovremo consumare più stamina per ridurre un po' l'unità di tutte le nostre traslazioni fasiche. Ecco perché preferisco il lungo braccio della legge. Poi la build, raga, lo sapete, secondaria, varia in base a da missione a missione. Io per questo video cercherò di fare la build quanto più divertente possibile. Attenzione, perché se volessi fare più o meno la stessa build per andare in una zona al 100 o superiore a difendere in missione, non andrei mai a utilizzare questo straniero come primario. Punto numero 1. Punto numero 2, andrei a utilizzare, per esempio, se voglio usufruire di questa build, vi sto dicendo, andrei a utilizzare Soti Tecnocombattente. Perché? Perché la traslazione fasica incrementa i danni della pistola del 105% per 4 secondi. Se volessi fare questa build in una zona dove vorrei difendere superiore al 100, con comunque una difesa da dover affrontare, sicuramente non andrei a utilizzare questa build, come vi dicevo, ma andrei a mettere primo come principale questo Soti Tecnocombattente, perché mi incrementa i danni della pistola del 105%, quindi riuscirei a usufruire sia della traslazione fasica, sia delle pistole per ammazzare comunque i mostri della nebbia, smasher di livello alto che arrivano. In più li metterei anche una perk di danni critici. Vabbè, ma questa è tutta un'altra storia. Ovviamente chi mi segue sa, io ho già portato una build per le pistole, ho già fatto quello che andava fatto. Questa build è solo ed esclusivamente a scopo ricreativo, cioè per puro divertimento, raga. Spero che molti di voi apprezzino queste mie idee, perché ho fatto molti video riguardanti lo scopo divertimento, come il correre col martello velocissimi, come la pala come il martello sempre che resiste con la corazza. Ho trattato vari argomenti divertenti e continuerò a farlo perché vedo che a voi piacciono e soprattutto sono un po' fuori dagli schemi di quello che potrebbero essere le varie build. Ecco, io vi consiglio di non utilizzare questa build a livelli alti perché fa altamente schifo. Cioè, non aspettatevi di killare anche un medio cicciotto con una traslazione fasica, assolutamente no. Probabilmente ce ne vogliono persino 6. Però per i piccoletti, quando vi pushano, comunque è come avere uno squarcio del ninja un po' meno potente, però molto più ripetitivo. Cioè, nel frattempo che il ninja fa uno squarcio e gli si ricarica, io ho già fatto in tempo a usare 6 traslazioni fasiche. Che di danno, magari siamo anche lì vicino. Questo è difficile da testare, anche se comunque la vedo abbastanza dura a competere col ninja. Però può essere molto molto divertente. Carburante per il caduto, raga, perché ovviamente mi serve l'energia per spammare tutte queste traslazioni. Lo so, avrei potuto mettere la vita che mi aumenta con la traslazione, ogni traslazione mi ridà la vita, avrei potuto mettere tantissime altre cose, però io mi sento bene con questa build. La parte più importante di questa build è appunto mettere questo straniero che ci garantisce ogni 6 nemici eliminati entro 10 secondi dall'uso di traslazione fasica un'altra carica di traslazione fasica. È importantissimo se vogliamo appunto spammarlo quante volte vogliamo. Ma penso di aver parlato già troppo, vero? Lo proveremo in una missione da solo e poi lo proveremo anche coi compagni, sempre zona 100, raga, non mi azzardo ad andare oltre. Allora, raga, premetto che io ho provato anche con tantissimi altri eroi a usarli come primari e vedere un po' come funziona un po' la traslazione fasica, qual era il miglior metodo. A me il miglior metodo per ora mi sembra quello di poter spammare appunto la traslazione. Però volevo anche farvi notare una cosa: questo straniero almeno riesco a avere il Teddy e l'elettrotorre, anche con quello che mi potenzia la pistola dopo la traslazione. Mi trovavo bene perché appunto avevo sia Teddy sia elettrotorre. In questo video ovviamente cercherò di utilizzarle poco o meno possibile, cercherò comunque di basare il video appunto sulla traslazione. Fate molto caso anche alle abilità che a voi piacciono sugli stranieri, perché tra impatto sismico, Teddy, elettrotorre, scommetto che ognuno ha le proprie preferenze. Io in questo caso, raga, non so che dire, mi trovo bene con il Teddy e l'elettrotorre, per quanto l'impatto sismico possa essere forte e producente, mi trovo bene così. Prima di tutto l'elettrotorre mi aiuta anche a stordirli, tipo i mostri della nebbia, no? Come potete vedere. Però vedete che comunque la traslazione, adesso siamo in gruppo, sì, fa un po' male, però non è nulla di che.
Cioè, lo squarcio del drago a confronto è molto molto più forte, anche se molto molto meno spammabile, possiamo dire. Ecco, una perk che non mi convince più di tanto è quella dello stordimento. Ce l'ho voluta mettere perché volevo anche farvi vedere questa cosa. Mettendo questa perk di stordimento nella build, otteniamo appunto uno 0,5 secondi di tempo di stordimento sugli zombie. Perciò, raga, mezzo secondo. Non tiriamo troppe parole, troppa matematica. Mezzo secondo di stordimento per gli zombie. Io questo stordimento manco lo vedo. Certo, si vede ogni tanto che gli zombie guardano perplessi in giro, però non è nulla di che. Utile se secondo me aumentano questo tempo di stordimento, perché 0,5 secondi. Raga, mezzo secondo cos'è? Secondo me va un po' boostato. Se lo metto come primario mi sale a 1,5 secondo e quindi anche come primario effettivamente non è che avrebbe tanto senso. 3 secondi come primario, 1,5 secondo come bonus, già è un altro discorso. Secondo me potrebbero fare una roba del genere. Comunque, proviamo un po' ancora questa traslazione. Oh, cos'è successo? Cos'è successo, gioco? Dunque, vedete, cioè, comunque li faccio male, non è che non li faccio male, non sto usando armi, non sto usando abilità, non ho lanciato giù teddy né nulla, semplicemente li ho presi tutti bene da dove arrivavano, e in quel caso li ho fatto male a tutti. Però vedete, quando li trovi così in mezzo alla mappa, passandoli in mezzo, faccio prima uso la pistola, no? Per quello vi dico, in combinazione con l'eroe che aumenta il danno delle pistole, secondo me è un'ottima, ottima build, anche a livelli alti possiamo utilizzarla. Ci sbarazziamo dei piccoletti con questa traslazione. Adesso con questo video mi sembra di aver capito che è molto meglio utilizzare le uova di Pasqua piuttosto che i fuochi. Scusate, è molto meglio utilizzare i fuochi d'artificio piuttosto che le uova di Pasqua. Per il semplice fatto che i fuochi d'artificio colpiscono un po' più il raggio ampio, però utilizzarli entrambi non è assolutamente controproducente, anzi. Possiamo benissimo tenere entrambi e sacrificare qualche perk, però in questo caso dovremo sacrificare quella dell'energia. Non mi sembra tanto una buona cosa. Fatemi sapere voi con un commento se avete già provato questa build e qual è stata secondo voi la miglior scelta. Questo eroe ricordo che è fatto per appunto divertimento, per spammare la traslazione, per darvi modo di vedere anche la sua utilità a livelli medio-alti, ormai 100 a livello medio-alto, alto ma non troppo, cioè. Mettiamola così. Mi dirigo verso loro. Ok, ogni tanto sbaglio, mi parte persino il colpo del martello. Ok, perfetto. Potete fare anche la traslazione fasica verso l'indietro, quindi al contrario, in modo che, vedete, li colpite un po' meglio, diciamo. Che dire, raga, io non vorrei far durare questo video troppo, ho fatto giusto una missione al volo. Vi ringrazio veramente tanto di aver guardato questo video, raga, fatemi sapere con un commento la vostra opinione sempre su questa build, anche se l'avete provata in altre maniere. Io vi ho motivato la mia maniera di portare video su Salva al Mondo. Io vi ringrazio per tutto il supporto, raga, noi ci vediamo domani con un nuovissimo episodio. Bella bella!